Bellissimi, siamo tornati con Gigi per parlare di aggiornamenti di Clash Royale. Salve Gigi. Eccoci tornati. Tra l'altro buon Natale perché ragazzi si lavora anche sotto le feste per portare gli aggiornamenti. Noi siamo sempre troppo, ma si lavora più nelle feste. È vero, perché è il momento in cui escono fuori cose, novità, tutti quanti pubblicano durante questo periodo. Io vi chiedo ovviamente in cambio un like gratis per il supporto, iscrivetevi e campanella, trovate Gigi in descrizione. Codice Craxe GGYT, supportateci nello shop, yes. E c'è sta pure il Super Sale Store, lo sapete, codice 10% di sconto. Oggi si parla finalmente di Valkyria Evoluta, tra l'altro non so se seguite leak, era già stata mezza spoilerata, avevano fatto delle cose, sembra forte. L'andiamo a posizionare perché adesso con sta schermata devi fare modifica mazzo, è un po' più scomodo, la metto nello slot e non mi si è evoluta perché non l'ho sbloccato, un attimo che la vado a sbloccare. Rifaccio la scena. Evoluta! Ce l'abbiamo. Stavolta si è evoluta. Tra l'altro, prima carta rara evoluta. Questo significa arriveranno tutte quante le carte evolute in game. Credo tranne i campioni, perché evolvere i campioni penso sia un po' complesso. Ragazzi, questa Valkyria è la fusione tra una Valkyria normale e una Tornado. Ha esattamente due cycle, quindi come il Cavaliere Evo potrebbe andarlo a sostituire. E andiamo a vedere le info. Mamma mia, ci fa vedere una sorta di preview. Toglie addirittura i pipistrelli, quindi il tornado fa danni aerei come una tornado vera e propria. Statistiche della Valkyria. Queste qua sono quelle della Valkyria evoluta. Praticamente uguali danni, danno ad area, punti ferita, tutto identico. Tranne per il fatto che si aggiunge una tornado che fa danni di 76 ogni rodeata della Valkyria. Quindi la Valkyria deve fare il colpo. Se la Valkyria cammina non è che fa un colpo continuo di tornado, sarebbe stato incredibile. Sarebbe un attimino. Però quello che voglio far vedere è che... che non ha un raggio ridotto, ha lo stesso raggio della tornado. Può strattonare di brutto, durato un secondo la tornado, 5,5 il raggio e 168 i danni. La tornado sciotta, scheletrini e pipistrelli. Alla Valkyria servono probabilmente diversi colpi, ma comunque ha lo stesso raggio. Quindi immaginatevi un push di gigante goblin con pipistrelli, lo attira e toglie tutti i pipistrelli. Certo, mamma sì, mia. Sì. L'andiamo a testare con Gigi, let's go in partita. Ho veramente paura perché dei teaser abbiamo visto che attira parecchio. Io cerco di ciclarla velocemente, faremo delle partite. Poi fatemi sapere se magari vorreste un video dedicato di Valkyrie e domatore. Poi Gigi lo sa che io ho il cuore del domatore. La possibilità di avere in game un'altra truppa che va a counterare il domatore un po' mi mette paura. L'inizio è molto tranquillo, io giro un po' di spell e poi ci faremo grosse risate. Ho messo pure i maialini perché i maialini sono veloci, non so se può tirarli tutti se magari qualcuno scappa. Più che altro sì, è da capire perché il momento in cui lei attira è solo quando dà il colpo, appunto. Esatto. Tu. Quindi è da capire se è abbastanza veloce per star lì e continuare a tirarseli. Esatto. Tutto lì il discorso. Il cycle è abbastanza veloce, per fortuna non hanno messo cycle a 3 perché il congelino, nonostante lo hanno portato a livello a 2 cycle, comunque molto molto male. Andiamo subito a sfatare il mito con il domatore. E vai, gioca. Vado G, vai. Domatore contro Valkyria. Vediamo. Ok, hai fatto un errore. Perché la Valkyria la devi mettere lì al ponte. In modo tale. Oh mio Dio! Oddio! Non ha nettato! Perché se lo metti sulla torre, praticamente, guarda. Arriva, aspetta. Mamma mia. Eh sì, se li fa fuori. Mamma mia, non ci posso credere. Metti un tank, cioè, sono senza parole, ragazzi. Game changing totale con la Valkyria. Cioè, no sense assoluto. Ma di che vogliamo parlare? Io credo che le golem così lento, sì, se no, io metto la Valkyria qua non può fare niente. Vediamo. Perché poi si splitterà. Ok, oddio, ha staccato leggermente il target. No, vabbè. No, il raggio d'azione a 5-5 non ha un minimo di senso. Però un po' aiutato. Assolutamente, aspetta, sì. Ti metto il golem là. Oddio, ti cambia tutto. Cioè, non gli puoi mettere niente dietro. Ma guarda l'effetto. Guarda il golem! Oggi non si è mosso! È rimasto lì. E lei c'ha tantissima vita. No. Forse questa è la reazione più folle che abbiamo fatto. Io non so che cosa dire. È una... Ma se l'è prosciugati! Le regole di scomparse letteralmente.
Non... L'ha prosciugati. Ne facciamo un'altra, ragazzi. Io... L'ha prosciugati, ragazzi. Come fai a droppare una roba del genere? Abbiamo messo altre interazioni. Eccoci qua di nuovo. Io... Non so Mamma quello mia. Che succederà. Letteralmente fuori di testa la situazione. Se messa nel modo giusto, ovviamente non va messa vicino alla torre, perché è controproducente e ti attiri certo. le truppe alla torre. Ma se la piazzi tipo o all'angolino, in alto a sinistra, in alto a destra, e porti indietro le truppe non si avvicinano. Ha lo stesso costo della Valchiria. Assurdo. Certo, allora qui torniamo sempre sul discorso che comunque due cicli sembrano pochi, proprio nel momento in cui stai giocando e non hai dei deck veloci, sì. Si fanno sentire. Sì, 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 sicuramente. Probabilmente, secondo me, verrà rispolverato il deck, quello Domatore Valchiria 2.8, dove sì. La Valchiria era stata tolta per il Cavaliere Voluto, che andava a tankare, paghi di meno, certo. Ti costa 3 e hai un ottimo tank davanti. Ma la Valchiria... è un ottimo tank e all'evoluzione Madonna. Puoi veramente massacrare push dell'avversario, perché... Io tra l'altro ce l'ho già, se vuoi. Ok, va bene. Vogliamo riprovare col domatore? Domatore, rimettilo, vai. Al ponte, questa volta vado col domatore. Vediamo. Oddio, okay. Ragazzi. Oddio. Oddio, no, raga, no. No, questo è un tank del domatore. No, un tank, è counter del domatore. La disperazione di un uomo. No, non ci voglio mai credere. Cioè, non può essere vero una cosa del genere. Guardala. Oddio, non la fa partire. Non parte, anche se non la parte. Rallentava. Dopo la riproviamo. Ma quanto gli ha tolto? No, io mi immagino i deck pescatore Valchiria Evo. Mi sta cascando tutto il mondo davanti. No, please. Voglio provare il tuo tank. Vado con la Valchiria. Gigante Royal al ponte. Sì, vado. Vai. Ragazzi, potrebbe non farlo ittare, secondo me, perché se io la piazzo lì... No. Ok. Sì. Gli fa perdere l'attimo e deve rifare il passo. Però una hit sola ha tirato, chissà perché. Aspetta, provo... Sì, guarda come l'ha prosciugato. Vabbè, questa qua è la riete da battaglia, non esiste. Guarda, il mascalzone ha preso tutto. C'ha abbastanza raggio per prendersi tutti i mascalzoni. Voglio fare un video con Gigi dove giochiamo seriamente. Qui facciamo le interazioni e ci divertiamo. Mamma la prendiamo mia. A ridere. Io la voglio vedere in una partita seria. Giocherò al 2.8. Oddio, che roba è. No, dai, è rottissima. Secondo me almeno devono nerfare il raggio d'azione. Cioè deve il essere d'azione. Esatto, un pochino più ristretto. La devi mettere sotto, perché a 5 il domatore non hitta, ragazzi. È più io forte di una di nuovo. Ok, difendo quella a destra. Voglio partire con la domatrice. La puoi utilizzare pure per togliere la roba dalla torre. Eh sì, certo, te la tiri. Vediamo, no. Allora, non resetta la carica. L'ha tirata un po', Fa una hit alla domatrice. È counter del domatore. Ho visto bene, ha usato il tornado e ha hittato comunque la torre. Certo, quindi... L'ha hittata anche laggiù. È anche scomoda da difendere vicino alla torre, perché è come se tirasse una mini tornadina, cioè... Non lo so, prova a mettere qualcosa, G, se c'hai tank sulla destra. Aspetta, lo proviamo. Guarda come se li tira da così lontano. Troppo il raggio d'azione. È veramente troppo. L'ha tirata giù, Cioè l'ha tirata giù. Gigi mette la Valchiria. Di solito il push si fa con i pipistrelli per togliere la struttura. Se li prende, sì. Mamma mia. A prenderseli se li prende. E noi la stiamo utilizzando. Una Valchiria contro una Valchiria. Oddio, vicinissime. Stavo dicendo, noi la stiamo utilizzando da sola. Immaginatevi Valchiria e pirotecnica insieme. Cioè attira e arriva il colpo della pirotecnica. Con lo stregone. Potrebbe tornare un minimo lo stregone. Ste truppe qui, mamma mia. Mi dissocio boia. Totalmente. Proviamo le ultime interazioni con Gigi. Pipistrelli per Ciclaro, messo il principino. Il gigante elettrico che è molto lento. Secondo me non si sposterà neanche di un capellino. Povero gigante elettrico. Da capire se col fatto che la frizza un attimo con l'elettricità riesce in qualche modo, ma... Sì, potrebbe essere un'idea. Il problema è che il raggio d'azione è infinito. Sì. È lento, quindi non si sposterà tantissimo. Vai a strattonarlo. No, ma più che altro la cosa che mi ha un po' lasciato perplesso, no? È che ho detto, con queste truppe che corrono veloci, per esempio i maialini, no? Cioè, lei dà la hit e ok li attira. Sì.
Però mentre carica la hit successiva, anche se si allontanano i maialini, lei riesce comunque a riprenderli. Fa l'animazione e quindi li riprende. È quello, esatto, il fatto. Esatto. No, ma comunque sicuramente verrà nerfata 100%. Poi occhio, perché non so se lo sai, G, ma a gennaio arriveranno le truppe delle torri. Quindi bisognerà capire la combo Valchiria con le nuove torri come sarà. Certo. Ti metto il gigante elettrico al ponte. Vai, di sinistra. Metti. Vediamo cosa gli combina. Ok, allora, togli Pipis. Due hit, togli Pipis. Ma la uccide proprio, perché i pipistrelli hanno hittato parecchio, sai? Esatto. Ma però la donna che non muore, non cioè, muore, che non è successo? Ma non andava giù. Io dico pure un'altra cosa, per fortuna che non ha un incremento di vita e di danno. Cioè l'hanno lasciata normale, perché se aumentava pure il danno e la vita era letteralmente immortale. Cioè, tu capisci, adesso hai fatto un push Pipistrelli e gigante elettrico, l'ha letteralmente sciolto. Perché non moriva? Cioè, vediamolo, vabbè, contro. Ce l'ha il gigante qualcosa? Sì. La metto sempre. Sì, vai a sinistra. Guardate che cosa può fare. Lui non credo. No, lui non arriva proprio a torre. No, ma aspetta, provo. No, lui proprio no. Provo a passare. Guarda, guarda, guarda. No. Guarda. No. Poi vabbè, se metti i mascalzoni dietro il gigante in questo modo, ovviamente non è una gran, certo, giocata. Però ti fa capire comunque il raggio, cioè, quanto elisir hai sprecato e lei l'ha tolto senza problemi. Immaginatevi sulla torre che tu magari stai pushando con una Valchiria davanti. I push li faremo nel prossimo video, perché lì vedremo effettivamente Domatore e Valchiria in game proprio, sì. Cioè tu metti Valchiria Domatore, è vero che porti la roba sul Domatore, ma nel frattempo togli tutto. Cioè se ti mette scheletrini, goblin gang, pipistrelli, butti via tutto. E in più fa danni alla torre. Corre! Cioè, quello, bisogna pure, esatto, tenere in considerazione questo contro un deck che cicla velocemente la tornado. Cioè, tu riesci a fare quel chip damage alla torre con la Valchiria, che è importante. E è io molto nel importante. Nel frattempo l'ho anche già ricaricata. Non so, okay, tu che altro c'era da provare. Il principino, vediamo se riesce. Però okay, il principino colpisce da 6, quindi la vedo un po' difficile. Mettiamolo magari vicino. Io te lo metto così. Tu lo piazzi diretto. Se spostandola, vai, riesce okay, comunque, vediamo, ad attirare. La sposta. No! No! Ma non, allora, esiste! Muore, però lo prende. Ma il principino colpisce da 6. Però forse la spinta del cavaliere del principino non è da 6. Cioè, okay, magari non la spinta da 6, capito? È molto strana questa cosa. Non vorrei che il raggio d'azione parte dalla sua dimensione, quindi è un po' più grande. Prova a predictarlo, vediamo un po'. Arriva il barile, Valchiria. Gli rimane, ok, sarebbe meglio metterla dalla parte, perché tipo la torre hitta sempre il goblin quello più vicino, no? Quindi se tu, sì, la metti dalla parte opposta, tramite la hit della principessa gli altri due li togli subito. E quello sì. No, non ha un minimo di senso. Stavolta ho cercato di giocare i mascalzoni come li avrei giocati in una partita normale. Per carità, è morta, perché tra la torre, certo, e i mascalzoni eccetera. Però comunque ti va a far fuori i due mascalzoni che avevo messo lì per difendere, cioè. Ragazzi, io penso che per questo gameplay è tutto. Non ho mai visto una roba del genere. Poi magari ci sbagliamo, perché queste sono le impressioni dall'applicazione sviluppatore. Poi giocarla sarà, certo, difficile, perché costa 4. Non lo sappiamo. Quello quei che gigli, veramente, insomma, sembra di vedere è una carta letteralmente fuori di testa. Cioè non c'ha senso. Io vi chiedo un like, vi auguro un buon Natale, lo auguro pure a Gigi. Tanti che ringrazio, auguri, per il, grazie, supporto di questi, grazie, video. Iscrivetevi al suo canale, lo trovate in descrizione. Iscrivetevi al mio canale attivando la campanella. Codice Crax GGYT. E ci becchiamo ai prossimi video. Buon Natale, yes. Un bacione, ciao Gigi, tanti auguri, ciao ciao, ciao.